amici di Mindfulse Book, diamo un'occhiata alle uscite della prossima settimana in libreria. Ecco che cosa troveremo. Dall'11 di aprile il nuovo libro di Fabio Geda, Anime Scalze, edito da Einaudi. Attraverso una struggente avventura di un ragazzo costretto a diventare adulto da solo e con tutta la leggerezza in cui è maestro Fabio Geda, ci racconta la fatica e la meraviglia di cercare un posto nel mondo, fra primi amori, padri distratti, madri confuse e segreti scomodi con cui fare i conti. Troveremo anche il libro di Camilla Dell'Orto Necchi, Dopotutto è più dolce, edito da PM. Bastano pochi giorni per trasformare una vita, quella di Betta Bennett, che da sempre dedita al lavoro di stylist, ma la sua vita cambia all'improvviso quando viene licenziata in tronco dalla rivista di moda per cui lavora da anni. Allora decide di mettere su una società di catering e che non fornisca solo cibo, ma esaudisca i desideri delle persone. Dal 13 di aprile invece avremo un grande autore, Maurizio De Giovanni, e il suo nuovo libro, I Guardiani. Napoli ha un'altra verità. Ed è nelle loro mani un thriller dove quattro protagonisti, tra cui Marco Di Giacomo, si trovano ad aggirarsi per le vie della città partenopea per visitare luoghi simboli dell'esoterismo e si trovano invischiati in una catena di reati ed eventi strani. Abbiamo anche l'uscita del libro di Fabio Sorrentino, L'ultima battaglia della Newton Compton Editore, un romanzo storico che racconterà le gesta dell'indovino e combattente sovrano, reggente delle terre dell'Epiro nella saga dedicata al principe guerriero. Inoltre troveremo il libro Borgo Vecchio di Josué Calaciura, edito da Sellerio. Nel piccolo quartiere raccontato da Josué sembra concentrarsi l'energia esplosiva dell'intera città di Palermo. È solo una manciata di viuzze nel cuore della città, ma ne contiene tutto il carattere, l'oscurità, la violenza e la bellezza. Qui vivono Mimmo e Cristofaro, amici fraterni, compagni di scuola e complici di fughe, e altri personaggi di cui vi verrà raccontata la loro storia. Inoltre avremo un thriller, Le ali della vendetta, di Alberto e Giorgio Ripa, della Leone Editori. Un thriller che vi racconterà di 5 omicidi in serie, dalla Calabria alla Sicilia, preannunciati a Roma da un artista di strada. Tre api dorate saranno la sua firma. Per Domitilla Di Mauro, la vacanza a Taormina si trasforma in una caccia serrata a uno spietato serial killer. Tra le bellezze dell'isola, i segreti vecchi degli ospedali psichiatrici, le rivalità tra cosche mafiose, l'intelligenza di un ragazzino autistico, l'analisi grafologica e il mistero di un quadro rubato. Insomma, adesso si avvicinerà Pasqua, regalate uova, ma non dimenticate i libri, regalate anche i libri e sicuramente farete una piacevole sorpresa. Ce n'è per tutti i gusti. Ciao a tutti, buon weekend!